Ben ritrovati a telespettatori di Le Fonti Legal. Oggi parliamo di una nuova realtà che è nata di recente, proprio il 1 febbraio scorso, UGI, Unione Giuristi per l'Impresa. Si tratta di un'associazione che torna sul tema del cambiamento della figura del giurista d'impresa, non più solo consulente, ma anche manager aziendale. E ne parliamo con l'avvocato Ugo Ettore Di Stefano, che è proprio il presidente di UGI e anche General Counsel di Mondadori. Buonasera. Buonasera. E l'avvocato Emanuela Vecchione, che è invece consigliere e membro del comitato esecutivo di UGI, nonché General Counsel di Concessioni Autostradale Lombarde. Buonasera. Buonasera. Avvocato Di Stefano, da dove nasce l'idea di questo progetto e quali sono i suoi obiettivi principali? L'idea di questo progetto nasce da esigenze concrete, molto operative. Non è una riunione di accademici che a un certo punto ha deciso che cosa possiamo fare per approfondire chissà quale materia normativa, ma dal lavoro quotidiano, dal bisogno di tutti i giuristi per l'impresa, cioè coloro che sono giuristi e lavorano per l'interesse delle aziende e delle imprese, di risolvere dei casi concreti, di risolvere delle tematiche comuni, di cercare di avere un network che sia importante, autorevole e vicino alle esigenze quotidiane dell'impresa e alle esigenze quotidiane dei giuristi dell'impresa. Quindi gli obiettivi dell'unione, dell'associazione, vanno un po' al di là di quelli che sono gli obiettivi storici di categorie di assimilabili dei giuristi d'impresa, cioè ovvero il riconoscimento della figura del giurista d'impresa in un albo speciale, piuttosto il legal privilege o altri obiettivi di questo tipo, che sono assolutamente obiettivi importanti, ma che altri stanno perseguendo e lasciamo ad altri. Il nostro obiettivo invece è quello di creare una comunità forte, importante, autorevole, fatta di diverse professionalità che lavorano dentro l'azienda, fuori l'azienda, ma sempre per l'azienda e che nascono quindi da un interesse di mettere a fattor comune il loro modo di lavorare, il loro modo di affrontare i problemi, il loro modo di affrontare soluzioni, avendo differenti punti di vista e questo è un grande arricchimento comune, evidentemente, per tutti. Ecco, lei appunto parlava di diverse professionalità. Avvocato Vecchione, UGI infatti non si rivolge solo ai giuristi d'impresa, ma i soci sostenitori possono essere anche altri soggetti. Perché avete fatto proprio questa scelta? La scelta credo che sia dettata soprattutto dall'esperienza personale che il General Counsel comunque oggi hanno assunto in azienda, nel senso che molti come me hanno magari dei precedenti professionali che vengono appunto da studi legali e da ciò abbiamo imparato che il ruolo di avvocato in studio legale e il ruolo di General Counsel sono comunque tra di loro complementari, nel senso che le caratteristiche dell'uno integrano le caratteristiche dell'altro e viceversa. E da tale sinergia nasce comunque un modello perfetto, alla fine anche altamente specializzato, proprio perché risulta essere la sintesi fra il dinamismo tipico dell'azienda e il contenuto ad alta specializzazione che proviene di solito da uno studio legale. Quindi è una sorta di modello vincente ed essendo quindi questo modello vincente chiaramente non si cambia e si riproduce all'interno di UGI e credo che quindi questo sia la volontà di UGI, cioè creare una rete di collegamento e una rete soprattutto di scambio di informazioni, di scambio anche di opinioni, perché comunque nel mondo giuridico è necessario anche sentire le opinioni di diversi soggetti che operano, ognuno con le proprie esperienze e quindi UGI vuole essere questo, una rete di collegamento fra mondi diversi, ma che comunque sono complementari fra di loro. Ecco, quindi un'interazione continua tra diverse esperienze, diverse appunto competenze, insomma, poi sulla realtà, effettivamente sui casi concreti serve Serve anche assolutamente avere diversi, rapporto da due certo. profili diversi, ma che però si integrano fra di loro inevitabilmente, ciascuno con la propria esperienza. Avvocato Di Stefano, voi avete scelto di creare questa associazione in un momento storico, comunque politico, anzi abbastanza particolare, e vi dovete anche relazionare quindi con le istituzioni e con il governo. Ecco, come pensate appunto di farlo? Beh, la necessità è una necessità delle aziende da sempre che operano sul mercato, operare secondo le regole del mercato e quindi secondo le regole delle istituzioni e di quelle che sono per esempio le autorità indipendenti, è un esempio abbastanza eclatante in questo senso. Come diceva prima la collega, nel momento in cui riusciamo a costruire un network di esperienze diversificate, con professionalità che sono differenti, dicevo prima le professionalità dei legal in house, ma abbiamo detto e abbiamo costituito l'associazione. Tra i soci fondatori ci sono anche professionalità di avvocati esterni all'azienda, notai. Tutto ciò significa mettere a fattor comune l'esperienza anche nei confronti delle istituzioni. Significa che dopo aver fatto il lavoro
che diceva la collega, ovvero quello di aver messo a fattor comune delle esperienze, si può essere portatori verso il soggetto pubblico, verso le istituzioni, verso i rappresentanti del soggetto pubblico, di quello che è un comune modo di sentire, un comune modo di vedere, e quindi facilitare lo scambio e il dialogo, non in una contrapposizione che spesso avviene tra aziende e istituzioni, autorità che controllano e soggetti controllati, ma cercare di far raccontare da chi vive l'azienda da dentro al mercato come funzionano veramente le cose, e facendolo dal punto di vista di chi però parla un linguaggio giuridico e quindi ha più facilità a interloquire con le istituzioni. Ecco perché crediamo che da questo punto di vista l'insieme delle esperienze possa far diventare anche una interessante occasione di dialogo diretto e immediato con le varie autorità, ognuno con le sue competenze, perché ci saranno società che sono più abituate, per esempio, a interloquire con il garante della privacy, quelle con il garante la GCOM, GCM, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un pochino il valore aggiunto che pensiamo di dare anche nel dialogo con le istituzioni. Avvocato Vecchione, voi promuovete quindi un'evoluzione della figura appunto del giurista d'impresa, anche magari in un'ottica di sviluppo tecnologico, insomma l'evoluzione digitale oggi ovviamente è uno dei temi caldi. Ecco, che impatto ha avuto, ha in questo momento e anche avrà, diciamo, la tecnologia nelle professioni giuridiche? Io tutt'oggi nel lavoro che svolgo ho avuto sempre un impatto tecnologico, proprio perché occupandomi di appalti pubblici sempre il canale digitale risulta essere quello che consente con celerità di avere comunque interazioni con l'esterno, di avere interazioni con le autorità di regolamentazione di settore e soprattutto con gli organi di controllo, che quindi sono in grado di controllare le attività che vengono svolte dalle società attraverso per esempio l'istituzione di piattaforme elettroniche. Quindi sicuramente il giurista d'impresa deve oggi avere a che fare con strumenti digitali, quali piattaforme elettroniche, piuttosto che l'utilizzo anche della medesima PEC, che comunque risulta essere uno strumento che facilita sia l'attività del giurista, ma sia anche l'attività del cittadino. Penso ad esempio a quando il cittadino deve oggi accedere a dei documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, sicuramente uno dei canali che ormai viene utilizzato da quasi tutti i soggetti pubblici è appunto quello di utilizzo della PEC, proprio perché questo facilita anche la stessa attività del cittadino di controllo dell'operato della pubblica amministrazione, piuttosto che per esempio strumenti digitali come il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni, quindi la società Consip, che per esempio è partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è la centrale di committenza nazionale, consente alla pubblica amministrazione di utilizzare un mercato elettronico, che altro non è che un mercato digitale, per ottenere delle negoziazioni molto più veloci, molto più trasparenti e anche più facili da controllare da parte degli organi di controllo. E queste piattaforme proprio digitali necessitano comunque della conoscenza di giuristi, nel senso che i giuristi devono aiutare questi soggetti che sono coinvolti in queste piattaforme elettroniche a agire e quindi a capire quali sono i requisiti, seguire quella che è la normativa che è in continua evoluzione e quindi bisogna continuamente aggiornarsi. Quindi sicuramente la tecnologia ha avuto un grandissimo impatto, io lo vedo tuttora nel lavoro che svolgo quotidianamente. Basti pensare che il nuovo codice degli appalti comunque ripropone una regola che già poi esisteva da qualche anno a seguito di introduzioni di modifiche normative, che è quella che proprio il contratto d'appalto deve essere sottoscritto a pena di nullità in modalità elettronica, per cui tutti noi ci siamo dovuti dotare di firme digitali e quindi il compito del giurista è stato quello di spiegare anche in azienda cosa significava questo impatto, spiegare agli organi societari come dovevano adesso interagire con l'esterno, perché la normativa era cambiata. Ecco, proprio la tecnologia ha aiutato, però ha aperto anche un mondo sulle normative, sui rischi, cyber security, eccetera. E infatti il 2018 è stato comunque un anno ricco di modifiche normative, basti pensare al regolamento GDPR o anche le normative sul welfare, sui contratti lavorativi. Avvocato Di Stefano, quali di questi provvedimenti vi hanno impegnato maggiormente in azienda? Sì, il 2018 è stato un anno ricco in questo senso normativo, siamo sempre ricchi dal punto di vista normativo, ci sono settori come quello giuslavoristico, per esempio il diritto al lavoro, il welfare, che è uno degli elementi che dà sempre spunti e novità. Nel 2018 l'abbiamo visto un tema importantissimo, quello della privacy.
Ci sono per alcune società, come il gruppo che rappresento, importanti necessità di adattamenti, per esempio la normativa sul market abuse, la MAR, il whistleblowing, che è un altro tema caldissimo, e se ne potrebbero citare tanti. Tutti questi sono banchi di prova importantissimi per il giurista d'impresa, perché il giurista d'impresa, che non può essere onnisciente o il tuttologo, però deve affrontare tutte tematiche molto diversificate. Ovviamente non può farlo da solo, lo deve fare con dei consulenti, lo deve fare, ricordavamo prima, nell'ambito della tecnologia, con altre realtà aziendali interne che si occupano di altre esperienze, responsabili di information technology, responsabili HR, direttori commerciali, quindi deve interloquire, ha la facoltà e la fortuna di avere una visione trasversale in azienda e deve aiutare ad approcciare il mondo e il nuovo modo di porsi dal punto di vista lavorativo in maniera coerente con le novità normative stesse. Grazie all'associazione noi pensiamo che possa avere un'arma in più, che il giurista d'impresa, allora nelle realtà italiane aziendali che non sono magari tutte strutturate come le realtà che noi rappresentiamo, ma talvolta il giurista d'impresa interno è un pochettino più isolato, tramite l'associazione c'è la possibilità di avere un supporto, un ausilio, dicevamo prima un network, e anche su questa normativa queste normative avere un aiuto concreto. Citavamo per esempio, importantissimo tra le normative novità 2018, il codice della privacy e il regolamento europeo. È stato quello, per esempio, l'occasione per sperimentare sul campo un primo modo di approcciarsi a un lavoro comune laddove le aziende erano completamente disorientate. Non sapevano bene come muoversi, non sapevano bene quali esperienze adottare, quali misure, senza scendere in particolari dagli aspetti inizialmente ritenuti più formali, la nomina di un DPO e poi dopo invece le procedure da adottare. Ecco, questo è stato uno dei primi banchi di prova che per esempio ci ha fatto capire che è importante cercare di ritrovare un'unione tramite appunto un'associazione che possa far aderire diverse esperienze e dare beneficio all'azienda nell'approccio con le nuove normative. Ecco, tornando un po' al ruolo del giurista d'impresa all'interno dell'azienda, come anche UGI vuole insomma sostenere, è parte integrante dell'azienda, quindi c'è un'integrazione. Ecco, come avviene, Avvocato Vecchione, questa integrazione? Il giurista d'impresa deve avere dei requisiti particolari per ovviamente gestire questo processo? Il ruolo oggi del giurista d'impresa sicuramente è quello di partecipare molto al processo decisionale e gestionale dell'azienda. Infatti l'essenza stessa del comportamento, secondo me, del giurista d'impresa è quello di essere in grado di applicare il diritto, ma nel contempo anche di soddisfare l'esigenza di business della società e trovare di fatto degli accordi fra appunto la società, gli organi societari, piuttosto che gli individui esterni, gli organi di controllo, le istituzioni con le quali appunto la società viene ad interagire, e svolge una funzione proprio di indirizzo delle scelte aziendali. Quindi sicuramente uno degli attributi che deve avere un giurista d'impresa oggi è una forte leadership, perché comunque l'ufficio legale diventa ormai il centro di tutta quanta la società, nel senso che quasi tutte le decisioni più importanti ovviamente, ma anche quelle un po' meno importanti ormai oggigiorno, vengono sempre avallate dall'ufficio legale, quindi c'è comunque un passaggio diretto con l'ufficio legale, quindi sicuramente forte leadership. Nel contempo però deve essere anche un giurista in grado di avere un grandissimo spirito di collaborazione con tutte le altre aree aziendali. Cioè io ritengo che il valore aggiunto del giurista d'impresa sia quello di conoscere veramente bene i processi aziendali e avere piena cognizione delle aree aziendali, perché comunque le aree aziendali interagiscono l'una con l'altra. Quindi per poter arrivare ad una soluzione di un problema che sia giuridicamente corretta, deve essere anche una soluzione che il giurista deve comprendere appieno, proprio perché conosce appieno la realtà aziendale. E quindi credo che questo possa essere il suo vero valore aggiunto. E poi soprattutto ci deve essere dinamicità e flessibilità, perché comunque in azienda la regola è l'imprevisto, quindi deve essere in grado di risolvere un imprevisto, deve essere in grado di risolvere questo imprevisto in tempi celeri, perché comunque la celerità è la regola che scandisce il business. E poi soprattutto oggi si richiede anche un'alta professionalità, perché comunque gli organi societari richiedono all'ufficio legale, al giurista d'impresa, anche un'alta qualificazione.
Quindi ritengo che tutto questo sia anche appunto fonte di scambi, di comunicazione fra di noi all'interno di UGI, di opinioni chiaramente fra giuristi d'impresa, e quindi spero appunto possa essere un canale di un'opportunità anche di confrontarci fra di noi tra questi attributi ormai che vengono appunto da essere affidati al legale d'impresa. Avvocato Di Stefano, siete nati, come ho detto prima, il 1 febbraio, quindi da pochissimo, però avete già in cantiere, so, alcuni progetti, comunque puntate sulla formazione. Ce ne può accennare qualcuno? Sì. Darci una panoramica. Allora, siamo nati da poco, ma siccome abbiamo detto che nasciamo da dei bisogni, probabilmente questi bisogni, queste esigenze progettuali precedevano la nascita ufficiale, la Costituzione, che abbiamo detto che è recentissima. Una Costituzione recente, però, da professionisti che qualche primavera, come sottoscritto, ormai iniziano ad averla. Questo significa avere tante idee che nascono da esigenze concrete. Per esempio, uno dei primi obiettivi che avremo sarà quello di cercare di creare un network molto forte, molto presente in varie realtà diversificate, non solo a livello nazionale, anche a livello internazionale, perché è impensabile oggi che ci si possa muovere sul mercato, nelle aziende, soltanto a livello nazionale. E quindi cercare anche delle importanti forme di collaborazione con altre realtà simili alle nostre in qualsiasi parte del mondo, sostanzialmente vi sia la necessità di farlo. E questa è una direzione, ma certamente un'altra direzione è la genesi che abbiamo ricordato prima, cioè la necessità di creare dei modelli operativi concreti, dei tavoli di lavoro, dei gruppi di studio che si confrontano non solo sulla normativa, ma sul modo in cui una specifica azienda, uno specifico settore sta cercando di affrontare una nuova normativa, un problema, un'opportunità. Quindi tavoli di lavoro molto concreti e molto operativi. Sicuramente non potremo poi tralasciare l'aspetto formativo, perché è fondamentale in una professione come la nostra. Ma la formazione, come dicevamo prima, deve essere una formazione certamente costante, una formazione continuativa, indispensabile, di altissimo livello, grazie a coloro che parteciperanno e partecipano all'Unione Giuristi per l'Impresa. Questo sarà facile, sarà possibile, ma a una formazione che sia, dicevamo prima, operativa, concreta, una formazione che dia soluzioni, che non rimanga astratta. Vi sono tante iniziative concrete, tanti progetti, uno in particolare a brevissimo stiamo cercando e ci riusciremo a mettere insieme, parlavamo prima del rapporto tra le istituzioni pubbliche e la realtà aziendali, porteremo al tavolo una delle autorità più importanti e più diciamo attuali, il garante della privacy, a parlare in un evento aperto a tutte le aziende gratuitamente delle problematiche. Anche questo sarà un taglio molto pratico, molto operativo, e quindi cerchiamo di fare dei primi passi molto molto concreti. Poi mi dia la possibilità di dire a tutti che collegandosi tramite il nostro sito, che è unionegiuristi.it, potranno scoprire un po' alla volta le sorprese e anche contribuire, perché evidentemente l'associazione non è un mondo chiuso, non può vivere chiusa in se stessa, e quindi i contributi da chiunque arrivino, associati o non associati, saranno sicuramente ascoltati e certamente graditi. Avvocato Vecchione, chiudo con lei con una domanda su quelle che saranno invece le sfide che dovranno attendersi i giuristi d'impresa, quindi le direzioni affari legali per il 2019. Sicuramente partire con una riorganizzazione un po' delle direzioni legali al fine di garantire il potenziamento delle risorse che sono già esistenti e garantire anche elevati standard professionali, proprio perché, come dicevo, questa è la richiesta del mercato e la richiesta anche degli organi della società, degli organi societari, e soprattutto garantire in questa maniera il continuo aggiornamento normativo all'interno della società, che sicuramente è ciò che viene maggiormente richiesto, soprattutto in quelle società che sono sottoposte a regolamentazione di settori e quindi regolamentazioni più specifiche e continuamente in mutazione. Bene, io ringrazio i miei ospiti, l'avvocato Ugo Ettore Di Stefano e l'avvocato Emanuela Vecchione. Grazie. E vi do appuntamento alla prossima puntata delle interviste di Legal.